Ma io ti vorrei far assaggiare un altro, che è una cosa un po' particolare. Dai. Perché io ci sono andata lì, in questa azienda, che è la famiglia di Giovanna. E chi fa oggi il vino sono i due fratelli Klaus e Gunther. E sono due tedeschi, mezzi tedeschi, sono di mamma tedesca, che ha sposato il signor di Giovanna, che è qui di Sambuca. I loro vitigni sono molto particolari perché sono in alto, sono lì dietro, su una montagna, fino a 800 metri arrivano. Questo in particolare è un grillo, che a me piace tantissimo in generale. Noi lo beviamo anche a casa con il pesce, perché è un vino meraviglioso, è autoctono di questa zona. Invecchia perfino nella bottiglia, senza problemi. Va bene, te lo faccio assaggiare. Infatti il grillo è anche un vino molto diffuso nella Sicilia orientale, no? Occidentale, sì. Scusami, occidentale, zona, esatto. Sì, è un vitigno di, se non sbaglio, di Marsala, però viene coltivato moltissimo anche qui. E questo ha la particolarità appunto di avere i padri che sono un po' tedeschi come me. Noi che viviamo altrove non possiamo che apprezzare questo luogo. È pieno di sole, le persone sono solari, si mangia benissimo, il mare è turchese, è bellissimo, pulito, e poi c'è il vino buono. Vediamo cosa hanno prodotto tra la Germania e le terre sicane. Sa delle loro terre, sono molto argillose. Sì. È particolare. È un grillo, è un vino che è molto particolare. A me piace tantissimo, appunto. Noi lo usiamo, noi lo beviamo con il pesce moltissimo. Si abbina molto bene al pesce, ma il grillo è anche un vino che poi, come quello che abbiamo avuto prima, il Cataratta, lo si può usare come aperitivo. Sì, sì.